here I stand, waiting for bits of change to come my way. Oh yeah. Ciao, mi chiamo Vincenzo Canadu, mi occupo di interior decoration designer. Tira forte il vento. Adoro l'Australia. Amo fare il surf. E amo dipingere. Dipinto qualsiasi tipo di azione nel surf, qualsiasi tipo di landscape, di atmosfera, di soul action. Ho progettato linee per t-shirt. Uno dei miei sogni era rimasto dipingere delle surfboard. Ho conosciuto 2 anni fa qui in Australia Darcy e grazie a lui è sorta un'amicizia, una complicità che ha portato a buon fine, diciamo, questo mio sogno che ho nel cassetto, quello di dipingere delle tavole. E queste sono le opere che ho fatto per lui. Anni fa dei miei amici portarono delle stampe, delle opere mie qui in Australia e le fecero vedere a dei surf club, a delle gallerie. E ci sono state tante persone interessate alla mia opera. Da quel giorno in poi ho capito che il mio destino sarebbe stato tornare in Australia e propormi da solo, anche se non parlo molto bene l'inglese. Il surf l'ho scoperto perché da ragazzino i miei genitori mi portavano in un bel posto, si chiama Isola Rossa, dove passavamo quasi tutte le estati. E lì ho cominciato a vedere sempre mareggiate da maestrale nella baia della Marinetta e pian piano ho cominciato a provare lì a sperimentare. Gather up your boars, leave the sea as hoard, pile of driftwood, fire up high. As the fog rolls in and the sky grows dim, close your ears to that lonely cry. Da quando ho cominciato a praticare il surf da onda, la mia vita è cambiata, ma è cambiata soprattutto la mia pittura. Prima dipingevo sempre per rappresentare. Da quando in acqua ho cominciato a captare, a ricevere delle nuove sensazioni, si è fortificata intensamente la mia tecnica e la mia pittura sino a identificarsi nella surf art. It's cool. Yeah. Very nice. For an Italian it's very nice. La tecnica pitturica che utilizzo nel rappresentare le immagini della surf art è una tecnica molto di getto, un po' una sorta di action painting, dove ogni linea ne richiama una successiva, ogni campitura di colore per effetto quasi di rimbalzo ne richiama un altro. Quindi tutto si crea in maniera molto istintiva, un po' come succede nel surf, nel cavalcare le onde, stare nel punto giusto della tavola al momento giusto dell'onda. Così ogni colore, ogni linea ha una sua struttura e un suo motivo di esistere. Io credo che la surf art debba essere non una rappresentazione fotografica di quella che è l'ambientazione che ne dà il surf, ma deve essere un'atmosfera un po' vaga e allo stesso tempo semplice e dinamica, come lo è il gesto della pennellata, inconfondibile e inimitabile. Oggi abbiamo trovato le tavole di Darcy disegnate da Canadu. Questa tavola che ha costruito Darcy è molto divertente e veloce, non l'avevo mai provata prima, mi sono divertito tanto. E l'arte di Canadu è bellissima e completa questa tavola.
I think as an artist, Vincenzo understands the art of shaping and the art of making a board. So to see his art on a board, to me it's a combination of two things. You know, it's the art of what we do and the art of what he does. And Vincenzo's style of painting is very classic for surfing, but his art fits with surfing. So yeah, it's great. It's great to see.